siamo qui nel quartiere fieristico di Galatina per Promessi Sposi, rassegna tra le più attese e amate del sud Italia. Punto di riferimento per le aziende che operano nel variegato mondo del wedding, un appuntamento importante per tutta la Puglia. Anche i numeri lo confermano, più 20% di presenze rispetto al 2023. Il taglio del nastro per questa edizione, 38esima edizione di Promessi Sposi. Beh sì, tanto atteso, soprattutto tanto lavoro, e proprio per premiare questa città galatina che merita, nonostante il quartiere fieristico non sia del tutto agibile. Quindi noi abbiamo ricostruito il quartiere in pochissimo tempo, anche più bello. È chiaro che l'attenzione c'è ed è tanta. Quali sono le novità di quest'anno? Beh, intanto partiamo con le nuove tendenze moda sposa. E qui ci troviamo in uno degli atelier di punta, e quindi presenterà questa nuova collezione stile marino. Non so se vedete alle mie spalle le cabine per andare al mare, quindi questa ricostruzione. Le nuove tendenze per l'accoglienza, si va sempre più verso le masserie, si va sempre di più verso questo nuovo concetto del matrimonio, del food del matrimonio. E nuove tendenze anche per i fotografi stessi, che si va verso non più una foto plastica e in posa, ma il fotografo capace di catturare momenti felici di quella giornata. Quindi sono tante le novità. Promessi Sposi, come si inserisce questo evento nel rilancio turistico ed economico di Galatina? È uno strumento, un volano di crescita. Noi siamo fieri del coraggio che dimostra il patron portoghese nell'andare avanti con questa sua idea, anche se deve fare i conti con un quartiere fieristico purtroppo da troppi anni abbandonato, ma rispetto a questo stesso quartiere c'è un impegno preso da questa amministrazione che sogna di rivederlo, messo in ordine, a posto, perché la centralità geografica di Galatina possa essere meglio valorizzata da un quartiere fieristico all'altezza. Quest'anno i numeri segnano più un 20% di presenze. È un trend in crescita, questo racconta ancora una volta che questo settore, insieme anche ad altri, non conosce battute d'arresto, anzi, può ancora di più crescere, può sempre più essere centrale in uno sviluppo economico del nostro Salento, nel quale emergono tutte le nostre figure artigianali più belle. Quindi un grande merito a questa fiera per aver riportato Galatina al centro del Salento, e al Salento per aver continuato a scommettere sulla fiera fatta qui a Galatina.
antica tabaccheria qui a Promessi Sposi. Come vi dicevo prima, allestiamo tavole di rum e sigari in maniera un po' più professionale, avendo comunque una delle tabaccherie più storiche a Lecce. Questo è un primo pacchetto, poi abbiamo il candy bar, ideato per i bambini ma diciamo che anche gli adulti apprezzano. E poi il classico cocktail bar in concomitanza alle buffet di frutta e dolci o comunque nel post festa. Sempre più matrimoni in Puglia, tutti scelgono masserie e tenute. Sì, è vero, stanno arrivando da ogni parte del mondo, devo dire, perché il Salento, e questo lo dico veramente con orgoglio, il Salento è diventato scuola di eventi, per cui stanno arrivando da ogni parte, dalla Svizzera in modo particolare, ma anche dall'Inghilterra. C'è qualche indiano che ha pure da spendere, per cui noi siamo lieti di aprire le nostre porte. Quali sono i trend moda sposa 2025? È nel mood che accomuna gli elementi che presentiamo nella nostra collezione del 2025 c'è una tendenza a una sposa che si rifà al gusto degli anni 20. Come si può guardare in quello che stiamo presentando qui a Promessi Sposi a Gallatina, la filosofia e l'elemento che vogliamo comunicare di più è la freschezza e la libertà di una sposa che vive il matrimonio con estrema semplicità e estrema leggerezza. You don't look like they do. Said, hey, old man, how can you stand to think that way? Un giardino incantato, pieno di colori. E abbiamo riprodotto un rito civile, quindi abbiamo ambientato come se fosse all'aperto. Abbiamo giocato con i colori per dare un'impronta di natura e mostrare che anche un matrimonio colorato non perde eleganza, ma anzi dà un impatto proprio forte in questo rito civile. Abbiamo giocato con i colori del fucsia, del rosso e comunque abbiamo richiamato i colori dell'autunno. Infatti ci stanno delle bellissime ortensie dai colori autunnali. Presidente, cosa rappresenta questo evento Promessi Sposi per la provincia? È una fiera che rinnova la propria tradizione all'insegna dell'innovazione, con dentro espositori che ogni anno raccontano la parte più bella dell'artigianato che si offre alle coppie che si vogliono sposare, dagli atelier alle bomboniere, ai parrucchieri, alle agenzie di viaggio, a chi attraverso la musica e l'intrattenimento racconta quello che come in questi anni sono cambiati i matrimoni e soprattutto le eccellenze di questo territorio che appunto si promuovono. È un momento importante, come tutte le fiere nel Salento, è importante ed è bello che si continui a fare e che sempre più espositori vengano qui a raccontare la propria storia e soprattutto le loro offerte.